fortunato un pochino per la San Benedettese, buon inizio, anche tu riuscivi a far salire la squadra, poi purtroppo è mancata un pochino la fisicità per proseguire per tutta la gara, fare quel lavoro. Beh, infatti è vero, abbiamo fatto una gara di sacrificio, abbiamo corso molto questa partita. Come dicevi te, appunto, abbiamo fatto una buona mezz'ora perché siamo riusciti a guadagnare qualche calcio d'angolo, qualche punizione. Poi purtroppo ci poteva stare comunque la ripresa loro, perché comunque avevano giocatori di spessore, però non avevamo neanche sfigurato, insomma alla fine non avevano mai creato grossi grattacapi, insomma era la partita che ci si poteva aspettare comunque di sacrificio, di corsa. L'unico rammarico che mi dispiace proprio che abbiamo preso gol 10 minuti dalla fine e veniamo a casa con una sconfitta che sì, per noi pesa tanto, però dobbiamo prendere quello di buono che abbiamo fatto per proseguire e ripresentarci già da martedì e provare a poter far bene domenica prossima. Tu sei da pochi giorni a San Benedetto, oggi è il tuo esordio con la maglia rossoblu del primo minuto, le tue impressioni su questo nuovo ambiente? Ma ambiente, qua si sta bene, si soffre, io l'ho già vissuta in altre città come sono stato Ivrea, quindi so com'è la situazione di bassa classifica, però non ci dobbiamo scoraggiare, alla fine per noi deve essere ogni domenica una finale, e penso che se continuiamo comunque a lavorare così riusciremo alla fine a salvarci. Oggi il tuo compito era quello di far salire la squadra, di tenere palla, a volte ci sei riuscito nel secondo tempo un po' meno, ma comunque la San Benedettese sa che può contare su di te. Sì, beh, io sono abbastanza contento, dai, nonostante abbia giocato la prima punta, che lo faccio per esigenze, insomma sarei più una seconda punta, però comunque io, ma anche i miei compagni, mi hanno fatto una buona gara, ripeto. Resta il fatto appunto che torniamo a casa a zero punti, l'unico rammarico che possiamo avere. Grazie.